Secondo video della settimana, super velocissimo. Francesca ha voluto condividere con me un articolo del Post Internazionale in cui si parla di una nuova iniziativa dell'Open Bionics, che è una startup del settore biomedicale. Questa startup ha creato delle nuove protesi per giovani amputati che sono veramente veramente speciali, perché non sono protesi stampate 3D, non sono quel tipo di protesi che vogliono abbassare i costi, eccetera eccetera, ma sono protesi serie, fatte proprio per bene. Intanto Charlie cammina per la stanza. Sono protesi serie fatte per bene, nel senso che sono protesi elettroniche con tutti gli annessi del caso. Speciali. Cos'è che le rende speciali? Perché in realtà protesi di questo tipo ormai ne vediamo abbastanza spesso e ne abbiamo anche parlato in un altro video. Hanno di speciale che sono state strutturate, diciamo create in collaborazione con la Disney. Questa collaborazione ha per ora creato 3 tipi di protesi: uno della Marvel con Iron Man, un altro di Elsa, Frozen, non so se conoscete, e il terzo della Lucasfilm di Star Wars. Lo scopo è quello di rendere il training fatto con queste protesi ai bambini un gioco. In realtà quello che succede è che il bambino sente di allenarsi a diventare una sorta di supereroe o di personaggio appunto dei cartoni, piuttosto che fare un training che psicologicamente potrebbe essere anche un po' duro per il bambino. Ma la cosa più bella è che dentro le protesi, cioè le protesi non sono semplici protesi, nel senso che non sono semplici arti, ma diventano anche un qualcosa tramite il quale il medico curante del bambino può controllare la salute dell'arto del bambino, fondamentalmente, perché praticamente tramite luci e tutti i sistemi all'interno del braccio il medico può vedere quanta forza ha il bambino, se il bambino reagisce bene alla protesi, eccetera eccetera. Mi aspetto che questa cosa si sviluppi molto 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 molto. Ho già letto che l'Open Bionics continuerà a collaborare con la Disney. Sono già in cantiere altri progetti che verranno partoriti da questa collaborazione fantastica. Sono molto contenta di vedere queste cose, perché in realtà vedo sempre di più che si ha cura anche dell'aspetto psicologico della questione, perché avere una protesi in generale deve essere reso, soprattutto per delle persone così fragili come possono essere dei bambini, deve essere reso una cosa il più leggero possibile, anche e soprattutto per loro stessi. Che poi se una cosa diventa così un gioco non c'è proprio niente di male. Chissà che in un futuro queste protesi non riescano a controllare anche altri stati di salute del paziente. Mi aspetto un qualcosa del tipo che, come adesso, alcuni tipi di fattori inerenti al braccio del piccolo paziente vengano inviati al medico. Magari ci sarà un sistema anche per inviare altre cose, diciamo, sempre della salute del piccolo paziente, sempre al medico. Chissà, ma vedremo. O forse sono cose che già esistono, io non lo so. Approfitto di questo video per ricordarvi che se vedete in giro qualche articolo inerente all'ingegneria, soprattutto biomedica, ma in realtà a qualsiasi tipo di ingegneria, sapete che potete condividerlo, io sono contenta. Magari chissà farò un video anche sulle cose che mi mandate voi. Vi ricordo che questa è la settimana dell'Halloween, vi lascio in descrizione i link, non so se questo video uscirà prima o dopo l'altro video dell'Halloween, sto ancora decidendo la cosa. Se mi vedete la faccia sbattutissima perché è presto la mattina, cioè adesso è mattina presto ed è lunedì, quindi sapete che lunedì non ci piace. E quindi benissimo, noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond.